Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu rovinjsku kroniku. Večeras pogledajte. U Rovinju je koncem travnja otvorena nova ACI Marina u koju je uloženo više od 150 milijuna kuna. Predstavljena knjiga povijesno-urbanistički aspekti mletačke Istre, Marina Budičina. Više u minutama koje slijede. U Rovinju je koncem travnja otvorena nova ACI Marina u koju je uloženo više od 150 milijuna kuna. Radi se o najvećoj investiciji u povijesti ACI-a. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković sa ministrima. Nova je marina kategorizirana sa visokih 5 sidara, a nalazi se u neposrednoj blizini nedavno otvorenog Grand Hotela Park, najluksuznijeg objekta takvog tipa na ovom dijelu Jadrana. Marinu čine dva lučka bazena, jedan za plovila u tranzitu, a drugi za plovila na godišnjem vezu. Ukupno je to 196 vezova za prosječnu duljinu plovila od 17 metara, uz mogućnost smještaja na godišnji vez plovila do 35 metara dužine i plovila u tranzitu znatno veće duljine. Iskreno čestitam na ovome sjajnom projektu. Ovakve najmodernije marine koju ACI ima uopće na hrvatskom Jadranu, najveće investicije pojedinačne do sada, i već sam pogled ovdje na prekrasni Rovinj i na ovu marinu govori o tome da ovih skoro 200 vezova omogućuje jednu novu dimenziju, jednu novu razinu nautičkog turizma u Hrvatskoj, a to će naravno biti dodatni impuls jačanju turizma u Istri, koja je od naših županija jedna od nositelja hrvatskog turizma, kao što je rekao ministar Cappelli, i koja između ostaloga uvijek ostvaruje jako dobre rezultate. ACI se u ovaj svoj pojedinačno najveći projekt upustio prateći suvremene trendove u nautičkom turizmu i potrebama tih gostiju. Pokušali smo se prilagoditi u onome dijelu što nautičari traže. Fokus je bio na ljepoti, s obzirom na ambijent u kojem se marina nalazi, luksus s obzirom na prosječnu dužinu plovila, inovativnost u svim onim tehničkim rješenjima i naravno sigurnost za sve naše goste. I otvaranje nove ACI Marine i obližnjeg Maistrinog hotela Grand nisu samo važni pothvati za ove gospodarske subjekte, već i za samu lokalnu zajednicu, koja je već odavno svoj razvojni put zacrtala prema luksuznom turizmu, nešto poput sjeverno-jadranskog Monaka. Pa evo, iznad svega ponosni smo što ćemo danas napokon otvoriti ovako jednu prestižnu marinu, naglašavam prvu marinu sa 5 sidara na Jadranu, a usto ponosni smo i to što je u njenom zaleđu napravljen jedan od najljepših hotela, možda čak i na Mediteranu, dakle Grand Hotel Park u aranžmanu Adris Grupe i Maistre, tako da sve skupa ovaj cijeli kompleks će ne samo poboljšati kvalitetu turističkog smještaja u gradu Rovinju, nego i pomoći njegovom imidžu, njegovom budućem turističkom profiliranju i naravno konkurentnosti sa svim ostalim destinacijama. Podiže se elita, to jest dolazaka u Rovinj, stvarno postaje li Rovinj mali Monako? Pa mi smo još prije 10 godina zacrtali određenu strategiju, to smo zacrtali master planom Istarske županije i master planom turizma grada Rovinja i opredijelili smo se za jednu romantičnu destinaciju, za jedan novi izazov iskorak, a on se u principu sastoji iz kvalitete, a ne kvantitete. I u tom smislu nadamo se da ćemo biti prepoznati na europskom i svjetskom tržištu i nadamo se da ćemo u budućem moći i takvim destinacijama koje ste spomenuli hrabro konkurirati. Velika elita dolazi, politička ovdje, busati se u prsa, ali zapravo znamo da mi mali ljudi smo doprinijeli cijeloj ovoj priči Rovinja. Pa evo, ja koristim priliku se zahvaliti svim našim građanima koji su dugo, znači skoro 2 godine trpili da ne mogu se prošetati svojom marinom, a i drago mi je da se dakle cijeli politički vrh danas da će se ovdje okupiti, da daju na kraju krajeva podršku jednom strateškom projektu Republike Hrvatske, a to je ACI Marina, i strateškom projektu Grand Hotel Park, koji je također prijašnja vlada potvrdila kao strateški projekat, i drago mi je dakle da će i svojim prisustvom to i uveličati.
Sredinom travnja u gradskoj vijećnici predstavljena je knjiga povjesničara, inače rovinjskog dogradonačelnika Rovinja Marina Budičina pod naslovom Povijesno-urbanistički aspekti Mletačke Istre prema crtežima iz Državnog arhiva u Veneciji. Pored autora o knjizi su govorili Aldo Kliman kao urednik izdanja te recenzent Robert Matijašić. U knjizi, čiji je nakladnik izdavačka kuća Josip Turčinović iz Pazina, prikupljeno je 10 tekstova o nizu naselja Mletačke Istre, koje je autor objavljivao na talijanskom jeziku u izdanjima Centra za povijesna istraživanja Rovinj kao pojedinačne znanstvene radove od 1992. pa sve do 2012. Ovoga puta čitatelji imaju priliku autorove radove čitati i na hrvatskom jeziku. Buonasera a tutti. Dobra večer svima, bello sempre avere una platea così numerosa e soprattutto qualificata, perché è importante che sia numerosa ma anche qualificata. Ringrazio sia Aldo che Vladimir e Robert per le belle parole. A Rovigno, quando vogliamo sminuire qualcosa, diciamo che da un Sant'Antonio i fan Santo Tonin. Loro invece hanno fatto l'inverso, di un Santo Tonin hanno fatto un Sant'Antonio forse, quindi ecco, complimenti. Per dire la verità, stasera così in questa sala sarebbe più forse opportuno parlare di questa bella sala, dell'affresco del ratto d'Europa. Sarebbe forse più facile per me, però devo ovviamente concentrarmi sul libro. Poi c'è un altro problema che si presenta quando il gruppo di ascoltatori eterogeneo, come parlare, cioè in italiano, in croato, un po' così, un po' così. Allora io ho pensato di fare la prima parte, che è più facile in italiano, e quella più difficile, più importante, in croato, anche perché adesso Gianni ride, ma vedrà che dopo riderà forse di più, anche perché sì. Anche perché io sono versato e portato per il croato. Stamattina non so se c'è qua Susanna di Radio Rovin, mi ha detto: oh, ma parli bene da govor l'epoca. E mi ha detto: sì, ma non ti posso svelare il motivo perché parlo così bene. E gli ho detto: lo svelerò quindi questo pomeriggio, questa sera, e lo farò ricordando un aneddoto che qualcuno già lo conosce, però forse gli altri non conoscono. Per dire, allora io allora era sindaco, ecco, vedete che ride di più adesso. Io il sindaco Giovanni Sponza, e mi sembra era anche Branco Raico in qualità di direttore di Valbruna, siamo andati a salutare la nazionale di calcio della Croazia che si preparava per il campionato europeo del 2008. Ma questo lo dico così per un po' rompere il ghiaccio. Allora ha voluto presentarci il segretario Srebrić, perché ancora non era arrivato il presidente Horvat. E quando è arrivato il presidente Horvat, Srebrić ha presentato: questo è il direttore della diretto Trgovačko poduzeće Branko Rajko, gradonačelnik grada Rovinj Giovanni Sponza i dogradonačelnik Marino Butin, adesso ascoltate. To je osoba koja najbolje priča hrvatski na talijanski način. E dopo di questa cosa qua, cioè, si è sciolto tutto e quindi non ho nessun problema a parlare quindi in croato. Nel 1971, quando sono andato a studiare Zara, vista la mia conoscenza quindi abbastanza modesto del croato, mai avrei pensato che dopo alcuni decenni avrei presentato un libro in croato. Per dire la verità, si tratta di testi tradotti, ma come avete sentito io ho scritto comunque in croato un testo, e poi assieme ad Aldo ho controllato praticamente tutti i testi, ho fatto la lettura croata.
E se oggi fosse vivo il mio professore Stepan Antoliak, che lo conoscono in pochi, vedo quelli che fanno così con la testa radossi, gli archeologi, gli storici, lui, che lui aveva un particolare rapporto con me, Stepan Antoliak, no? E mi direbbe oggi con ragione, come mi diceva sempre, e moi budicin, così mi chiamava, nisi ti maci kasha, come dire, perché parlavo pochissimo croato quando qualcosa, ecco, quindi oggi con ragione mi potrebbe dire che non sono un maci kasha. Lui era severissimo e io ho preso sempre da lui brutti voti, mai un bel voto. Lui poi era, e lo dirò in macedone, perché visto che il croato avete sentito cosa sono per il croato, penso che posso dire che per il macedone che sono qua a Rovigno il migliore italiano che parla il macedone al modo italiano. Quindi lui era golemiot branitel napravata na makedonskiot narod. E anche oggi, se fosse vivo, sicuramente sarebbe in prima fila per la difesa dei diritti dei macedoni e della Macedonia. Tutto questo non vi ho raccontato così. Ho detto prima che l'italiano sarà un po' leggero, ma per arrivare alla cosa che è più importante del mio rapporto con il professore Stepan Antoliak. Lui non era, secondo me, un docente bravo, perché lui faceva le lezioni leggendo dai libri. E però ci ha imparato, e io ho imparato da lui, due cose. Lui a un certo punto, il terzo semestre, ha introdotto facoltativamente alcune ore, nel secondo semestre del terzo anno, alcune ore di come si scrive un testo, un saggio storico. E mi ha detto, guarda Budicin, ti sicuro necessiterà di tuo scolo, alle invece che si u centro bibilo dobro da doges na te lecce, c'è ti topo moci. E veramente io sono andato alle lezioni e lui ci ha informato un po' e ci ha spiegato come avviene la stesura di un testo storico, sull'esempio di alcuni propri testi, di un testo di Ferdo Sissic che era un grande storico del passato e anche di alcuni stranieri. Inoltre lui era molto legato al lavoro con le fonti, quindi ci ha spiegato come si usano le fonti, cosa bisogna prendere dalle fonti, tutte queste cose qua, e io adesso non dico che sono uno storico eccezionale, però quello che ho imparato l'ho imparato inizialmente da lui e devo riconoscergli questa cosa qua. La seconda cosa che ho imparato e che lui ci ha inculcato, ma qualcosa ha detto anche Robert Matias a riguardo dei contenuti di questo libro, lui ci ha detto: quando terminerete gli studi non preoccupatevi di scrivere qualcosa di eccezionale sui grandi temi della storia europea mondiale, basta che voi contribuiate alla storia locale, alla vostra patria natia, alla memoria storica della vostra comunità locale. Quando intendeva locale intendeva non solamente cittadina ma anche regionale, perché lui ci diceva già allora che la macrostoria è fatta da tante microstorie. E quindi anche questo volume possiamo quindi annoverarlo tra gli scritti, tra le miscellane che appunto sono rivolte alla memoria storica della nostra patria natia, delle nostre cittadine, della nostra regione. Ma è stato così anche il mio lavoro al Centro di Ricerche Storiche. Voglio qui ricordare questa matrice riconoscibile anche nei volumi che abbiamo fatto insieme con la città di Rovigno, con il Centro di Ricerche Storiche, ricordo solo qua Rovigno nelle vecchie cartoline, Rovigno Stari nella Gdanica, ma poi abbiamo quell'altro bellissimo libro che abbiamo pubblicato, il testo della Translatio Corporis Beate Eufemie, e anche se non è storia, ma è storia dello sport, il libro che ho pubblicato sulla storia
dell'Europino 10 anni fa. Ecco, questo mi sembrava per come introdurre, per anche un po' rompere il ghiaccio, che io ancora è sempre in mente questo rapporto particolare con il professore Stepa Antoliak. Lui era nativo di Doboj. Adesso passiamo alla parte più facile, che è il croato, ovviamente. Pore dono sta su rekli ovi moji prehodnici, za ovu knjigu, za ovaj zbornik, trebalo bi stati, ali su već oni istakli, tri stvari. Prva stvar je da do sada ti moji članci rasprave bili su dostupni samo onima koji su pričali, koji su čitali talijanski. Sad ipak će biti, moći će i bilo koji čitač koji i ne zna hrvatski, ili oni svi povjesničari koji se ne služe talijanskim jezikom, moći će pratiti i čitati te moje tekstove. Druga stvar koju je istako isto Robert Matijašić je ono što je najbitnije za tu knjigu, a to su da smo u njoj objelodanjali preko 100 crteža koji se tiču povijesno-urbanističkih aspekata povijesnih centara Istre. I to najvrednijih ili najznačajnijih povijesnih centara Istre, koji se čuvaju u državnom arhivu u Veneciji. I oni, ti crteži predstavljaju najbogatiji, najznačajniji fondus kad se radi baš o tim odpomenutim predmetima. Drugdje nećete naći ovakav kompaktni i lijepi fondus. To treba vidjeti kako izgledaju ti crteži kad imate u rukama taj stari papir, pa taj te boje akvarelo. Ja sam imao tu sreću, čak u mojim istraživanjima ja sam pronašao i jedno desetak novih crteža koji nisu bili na onim skedama koji ima arhiv, je naročito recimo kod onih crteža koji su bili dio teksta, jer ovi drugi su već bili popisani. Među brojnim uzvanicima predstavljanje knjige uveličali su i saborski zastupnik Giovanni Sponza, pročelnik Odjela za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica, rovinski gradonačelnik Marko Palijaga, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli Klara Buršić-Matijašić, profesor i direktor Centra za povijesna istraživanja Rovinj Giovanni Radosi, te direktorica Turističke zajednice Rovinja Odete Sapač i rovinski župnik Vilim Grbac. Realizaciju ovog projekta financijski su poduprli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture, Upravni odjel za kulturu Istarske županije, grad Rovinj, grad Pula i Turistička zajednica grada Rovinja. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Rovinjskoj kronici. Do idućeg druženja za točno 14 dana. Lijep pozdrav! Yeah.